Cosa hanno in comune la storia di Raperonzolo e la piantina del Raperonzolo? Leggendo la storia scopriamo che il papà di Raperonzolo va a rubare queste piantine nel giardino di una strega. La strega offre al papà di Raperonzolo la possibilità di evitare la punizione per il suo furto. In cambio lei avrà la bambina che sta nascendo da sua moglie. La bambina è appunto Raperonzolo, che verrà rinchiusa in quella famosa torre alla quale si può accedere solamente arrampicandosi sui capelli di Raperonzolo stessa. Ma perché il papà stava rubando queste piantine? Perché la mamma incinta aveva voglia di mangiare Raperonzolo. Infatti è buonissima da mangiare questa piantina e nasce proprio in questo periodo dell'anno, spontaneamente sui nostri colli, oppure si può anche coltivare. Vediamo innanzitutto che cos'è il Raperonzolo. È della famiglia delle rape, dei rapanelli, ha un bel fiore rosa e ciclamino. La parte esterna fogliata è verde, mentre la rapa, quella che sta sottoterra, è bianca e allungata. Tutto il Raperonzolo, a parte il fiore, è commestibile. Adesso vediamo come prepararlo. Dopo averle pulite, preparate in un tegame un soffritto di cipolla, scalogno, peperoncino, sale e pepe e ovviamente olio. Aggiungiamo le nostre piantine e un po' d'acqua per coprirle. Chiudiamo con il coperchio e lasciamole stufare per una decina di minuti. Poi togliamo il coperchio e per altri 2 o 3 minuti lasciamo evaporare un po' dell'acqua. A questo punto sarà pronta la nostra base per preparare altre ricette. Dopo aver scottato il risotto, aggiungiamo la base dei nostri Raperonzoli preparata in precedenza. Mantechiamo con burro e formaggio e serviamo. Assaggiatene anche voi e capirete perché la mamma di Raperonzolo voleva mangiare queste piantine.